la persona che ora vi parlerà di banche è una persona che sta in commissione esteri. Okay. Che però si è appassionata al tema delle banche, lui dice da quando ha conosciuto la ministra Boschi. In realtà è perché insomma, ha capito come tutti noi quanto fosse importante questo tema, per cui sta seguendo questo tour in giro per l'Italia e questa sera ci ha fatto il regalo di venire a farci, Alessandro. Grazie a tutti. Innanzitutto Laura Castelli è stata eletta qualche giorno fa vice capogruppo e tra 3 mesi sarà il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Allora, ieri l'ho chiamata e gli ho detto fammi venire a Torino, perché fondamentalmente questa roba del Movimento 5 Stelle diventa una droga, a un certo punto non abbiamo nulla da fare venerdì sera. E diciamo andiamo in giro a parlare di banche, così, perché ci piace, diventa una malattia andare in giro, perché li vogliamo. Io non gliela voglio dare vita a questa gente. Vi volevo dire una cosa, da quando il Movimento 5 Stelle si sta occupando di banche, con tra l'altro la competenza di Dino, di Daniele, di Alessio, è incredibile come si finanza, insomma, l'avete ascoltato parlare, conoscevo a memoria articoli di codici, contro codici, pensate il parlamentare medio che parla di queste cose. Vi dicevo, da quando il Movimento 5 Stelle si occupa di tematiche relative alle banche e all'assenza di trasparenza, ci sta arrivando un vagonate di legame, per non dire di merda, addosso dal sistema mediatico. Una lista. Qualsiasi cosa succede diventa una notizia del TG1, è incredibile. Oggi il TG1, io lo devo dire, non va visto, va boicottato il TG1. E il direttore si chiama Mario Orfeo, uno che lavora al mattino di Caltagirone, ma è più pensiero di Renzi. E il TG1 è diventato, pagato con i nostri soldi, l'ufficio stampa del Presidente del Consiglio. E lo dico anche a tutti voi, prima di credere ad un articolo che leggete su un giornale, verificate a chi appartiene quel giornale, perché se la stampa scrive qualcosa contro il Movimento 5 Stelle, la stampa dice, non è normale, Elkan, Agnelli, Marchionne, Renzi, è normale che ci abbiano con noi. Quindi cerchiamo anche di non leggere la stampa, e se la troviamo in un bar, prendiamo la rubina. Non aspettiamo, se qualcuno ci dice che fai, mi è caduta la bagna cauda per pulire. Non vanno lette queste, perché comunque ti condiziona, guarda che ti condiziona. Io lo so, alle volte parla di me, so che è falso, però lo leggo e sono contento. Perché sono bravo, perché se racconti una menzogna 100 volte alla fine diventa una verità. E guardate che è incredibile la campagna che ci stanno facendo contro, perché? Perché se dovessimo vincere a Roma e ancora di più a Torino, perché qui a Torino, qui c'è Chiara Pennino, guardate che a Torino gli interessi della grande finanza passano molto a Torino, le grandi opere, il DAB, in Chiesa San Paolo, il sindaco può nominare delle persone importanti. Riuscire a vincere qui significa avere un grimaldello e scardinare poco a poco, iniziare a scardinare sul serio un sistema ingiusto. E già lo stiamo facendo. Guardate che se non poi vi racconto come è piaciuta, così devo scrivere un libro prima o poi sulla mia esperienza parlamentare, voglio intitolare La giungla. Perché io ho lavorato nella giungla in Guatemala, in Amazzonia, ti assicuro che era più facile, perché c'erano degli animali meno pericolosi in Amazzonia di quelli che affrontavano con gli altri. La giungla. La settimana scorsa, quando riusciamo bloccando la commissione finanze, e non c'è un'altra soluzione, qualcuno ci dice, ah, violenti, assolutamente no, abbiamo fatto un'azione, come diceva prima Nadino, di guerriglia, ma organizzatissima, 2 blocchi che hanno bloccato 2 corridoi, organizzati, sapevamo dove stava l'ascensore, qual erano le... cioè, ma proprio, tipo, con i walkie-talkie, vai tu, coprimi, cioè, cose incredibili, però ce l'abbiamo fatta, perché quando tu ti occupi e ti comporti in questo modo, riesci a porre un determinato tema, e dal punto di vista dell'opinione pubblica, all'attenzione mediatica, e loro fanno una marcia indietro. A loro gli interessa solo il consenso, per cui su una determinata norma c'è il pericolo di far perdere il consenso, magari la ritirano indietro. E noi bloccando quella commissione dicendo o ritirate questa portata che messa in favore delle banche o noi non li facciamo entrare, l'abbiamo costretto anche con queste dirette, con i cellulari, che facciamo? Abbiamo costretto il sistema mediatico a parlare.
rate. Se ne ha parlato e se si è passato da 7 a 18 rate è già esclusivo merito del Movimento 5 Stelle e dell'opposizione. Pensate se il PD durante i governi berlusconiani avesse adottato le nostre tecniche dell'opposizione, sarebbero passate le porcate berlusconiane, sarebbe passato il legittimo impedimento, sarebbe passato lo scudo fiscale, sarebbero passate il lodo Alfano e quelle altre porcate, no? Però ce ne siamo resi conto, ormai c'è un consocialismo vergognoso e il PD è peggio, occhio, è peggio. Perché Berlusconi si presentava così com'è, nella sua disonestà più onesta. È così. Un PD asciutto, ti vengono vicini, ti vedono compagni, ti danno la pacca sul tavolo, noi stiamo con la povera gente come voi. E poi, da quando siamo in Parlamento, 6 provvedimenti in favore delle banche, 6, e nessuno in favore della povera gente, per gli studenti che sono dell'università senza lavoro e che sono costretti ad andare a cercare un lavoro in India, per i pensionati che campano con 450 euro al mese, niente, per un cinquantenne, un sessantenne che si perde un posto di lavoro, che fa un cinquantenne, un sessantenne? Mentre invece 6 provvedimenti a favore delle banche, IMU Banca d'Italia sono i nostri banche, modifica il credito cooperativo, decreto credito cooperativo, decreto salva banche, decreto bail-in, tra l'altro lo chiamano bail-in. Lo fanno, sono le truffe semantiche utilizzando le altre lingue. Se l'avessero chiamato per il nome reale, cioè salvataggio delle banche con i soldi dei risparmiatori, forse non sarebbe passato. Immaginate il TG1 che la presentatrice dice: oggi si discute in aula il salvataggio delle banche con i soldi nostri. Forse non passa, ci dice un cazzo con i soldi miei, mentre se invece oggi si discute il bail-in, uno mangia lo spaghetti, si dice bail-in, è il salvataggio delle banche con i soldi nostri. Ma così lo fanno con tutto, utilizzano le truffe semantiche, le guerre di evasione lo chiamano missione di pace, ci vedono sempre provvedimenti in favore delle banche e nessuno per i cittadini, per la povera gente. Ora, sono tutti... Ah sì, vi stavo raccontando. Quando abbiamo bloccato con i due cordoni la commissione finanza, a un certo punto si è avvicinato un po' pure lui, a 4-4, si diceva Manzo, il vice ministro Morando, delle vecchie dell'economia, no? Vice ministro economia. Doveva lui andare a prendere il parere, no? Ha visto il blocco e ha fatto il palo, cioè ha passato la testa, sai come uno vorrebbe entrare al cinema senza pagare? Così il vice ministro. Entra e arriva, fammi passare, no vice ministro, fa un passo indietro, fammi passare, tu non sono, no vice ministro, è proprio a lei che lo facciamo passare. E se ne è parlato, come vi dicevo, si è passati da 7 a 18 anni, ancora poco per noi, ma è un successo dell'opposizione, anche se è costato 11 giorni di sanzione, ormai ci sbattono fuori sempre, perché ripeto, non sono abituato proprio a quello che si oppone. Ora dipende un po' da noi, da quanto siamo anche abituati, come dire, disposti a continuare a ingoiare tutto quello che ci proviene quotidianamente. Io credo che un po' una responsabilità un po' italiano ce l'abbia, no? Perché ci siamo molto adagiati, non siamo fatalisti, ma sempre è così, fanno tutti così, non fanno tutti così. Cioè noi stiamo portando avanti un sostegno alle piccole e medie imprese con i nostri stipendi, sono soldi che ci dovremmo tenere, guardate che lo fanno tutti, lo potremmo fare pure noi, ci intaschiamo i soldi, passiamo al gruppo misto, si sta da Dio il gruppo misto. Si sta benissimo, nessuno che rompe, devi solo vincere un motore, vai al lavoro martedì sera e te ne vai via giovedì mattina. Nessuno che ti riconosce per strada, cioè che adesso sono il gruppo misto. Considerate che oggi il terzo gruppo parlamentare più grande del Parlamento, della Camera, è il gruppo misto. Il primo è il PD, il secondo è il 25, il terzo con 63 parlamentari è il gruppo misto. Ma chi l'ha votato il gruppo misto? Dovrebbe essere fuori dalla Costituzione il gruppo misto. Presentati, il gruppo misto, vediamo quanto è. Io quello che questo mi sembra fastidio. Presentati, vediamo quanti voti prendono. Ma sì, non si parlava di banche, perché non eravamo qua stasera? Io una volta l'ho incontrato in centro, lui cosa gli ho detto? Stava lì da solo, tanto ha fatto una tristezza, perché neanche una scorta lui, c'è veramente uno spiegato. Stava lì da solo in centro e io gli ho detto: abbiamo una banca, passata la testa. Ve lo giuro, loro non mi conoscono, io gliele dico queste cose, perché l'ironia è pure un modo di starci di dentro. Che c'era Cupero che stava lì su un divanetto, c'è il transatlantico, la Camera dei Deputati, che questo corridoio lo chiamano anche il corridoio delle anime perdute. Si dice che se ci cammini perdi l'anima. E ci stanno questi divanetti probabilmente in pelle umana, e ci stava Cupero,
Io mi avvicino a Cuba, non si erano appena fatti queste primarie, queste buffonali del Partito Democratico, però gli di ogni tipo che non vedo mai dietro, no vabbè, ma sono pochi, in questi giorni ci sono i brogli, sì, però capita. A Cuba lo gli dissi, questo è 2 anni fa, Cuba, ma che prima l'avete fatto? Avete no, che scherzo per prendere in giro, avete fatto votare pure il mio nome, è morto nel 86. E Cuba mi disposto, veramente. Io gli dissi, no, è uno scherzo, ma sono abituato. Io queste cose le racconto, che erano passate non soltanto a noi, pure a voi, sono a tutti i giovani, entrerete in Parlamento e ve ne occuperete, e dovete essere anche coscienti che vi arriveranno tanti attacchi, che non è semplice, che non è semplice essere un parlamentare del Movimento 5 Stelle, devi sempre dimostrare qualcosa in più degli altri. Se vai in televisione non subisci delle interviste, ma devi dire proprio interrogatori. Io studio prima di entrare alla gruppa, studio come se fosse la sala. Speriamo con gli occhi agli appunti, mi faccio questa la so piena. E così, ripasso le volte, poi mi metto lì, non scherzo, mi metto lì foglie, perché so che mi chiedono l'articolo della Costituzione a memoria, fanno delle robe che degli altri gli danno il microfono e se ne vanno, e a noi degli interrogatori. Che passiamo di solito, insomma, prima prendiamo dei 18, poi la 20, 30, con qualche cosa. Ma insomma, ma questo è un giornalista, non me l'aspettavo, non pensavo che fosse un giornalista, e come ha fatto un giornalista domande, dato colto, ne sapeva tutto di politica estera, me lo ricordavo che firmava i contratti con Berlusconi, gli dava la penna, che grande, baciava le mani, una cosa incredibile, e tra l'altro penso a far così qua, si chiama il giuro, lo fa, se stava lì con le mani in questa volta, essere del Movimento 5 Stelle significa questo, significa informare, significa darci una mano, significa provare a scambiare un sistema ingiusto, lo vedete pure qua, in che modo, quanto è giusto, quanta disoccupazione, quanti problemi per i giovani, per le persone anziane, è la Fiat che è diventata una finanziaria, non più una parte dei suoi di automobili, è una finanziaria che ha giornali, controllati da, i giornali sono controllati dalle banche, i giornali stanno chiudendo perché nessuno li legge più, e per cui prendono i finanziamenti dalle banche e devono difendere le banche. Se qualcuno attacca il sistema bancario, per poi come diceva Alessio, è bellissima l'idea appunto della banca, noi ci mangiano solo. Cioè, ma è possibile, ora io capisco che insomma è stato qui in Piemonte, mi dispiace, ieri è stato pizzicato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, hanno fatto 100 euro in una maglietta di una palestra con una cosa incredibile, però ci sta, qualcuno ha fatto con una battuta divertente che abbiamo aperto gli armadietti con una scatoletta di tuli, no? Questa mi ha fatto ridere questa cosa. Ci sta che venga data la notizia, ma che il padre della Boschi, con la Boschi News, chiede aiuto a Flavio Carboni, noto massone, per nominare l'amministratore delegato di Banca Etruria. Lo incontra a 300 metri dall'ufficio del ministro Boschi figlio. Flavio Carboni, quello condannato per 8 anni e mezzo per il grande banco Ambrosiano che guardava bene dell'Epesco. Amico di massoni, e una storia così torbida. E questa storia si è passata totalmente in sordina, è veramente vergognoso. Noi non vogliamo nessun trattamento privilegiato, vorremmo soltanto che gli altri fossero trattati come veniamo trattati noi, perché se avessero trattato i partiti politici nel modo in cui trattano costantemente il Movimento 5 Stelle, questo paese sarebbe già un paese pulito e libero, un paese giusto, onesto, non sarebbero passate le porcanze, avessero fatto le pulci un decimo come fanno le pulci a noi, che se sbagliamo un congiuntivo andiamo su Al Jazeera. È così, incredibile, noi stiamo attentissimi a parlare, se sbaglio qualcosa. Io alle volte in congiuntivi sbaglio volontariamente, così magari passa il nostro tempo. Dico, se faremmo il reddito di cittadinanza saremmo tutti più felici. Così qualcuno parla di questo reddito di cittadinanza che è la nostra salvezza, perché non possiamo uscire dalla crisi con il petrolio, con le relazioni, con il cemento. Abbiamo bisogno di tempo per ricostruire l'economia, che deve essere impostata sul turismo, sull'ecogastronomia, poi avere dei poli eccezionali, sulla cultura, però abbiamo bisogno di un po' di tempo per costruirla, per quello c'è la manovra economica. Tra l'altro Daniele Pesco è il primo firmatario, lui ha scritto la legge sul reddito di cittadinanza. La
che insieme a tante persone che gli hanno dato una mano anche in rete ha trovato il modo anche di modificare i centri per l'impiego, di pensare a un reato ad hoc, cioè colui che mente per ottenere il reddito di cittadinanza, perché è una meraviglia, e quella è l'enorme rivoluzione del Movimento 5 Stelle. L'idea che si possa avere un reddito, e tu hai diritto ad un reddito perché è il reddito che ti fa entrare o ti fa uscire all'interno di una società, in base al reddito che hai, perché se tu non hai un reddito, sei un derelitto, una persona pietra che rotola, che stai al di fuori della città e al di fuori della società, e che vediamo costantemente noi quotidianamente gli esempi di tragedie che come diceva il dottor Rosso sono quella disperazione la famiglia di ognuno di noi, tragedie. Con il reddito di cittadinanza non ci sarebbe il voto di scambio, non ci sarebbe nessuno che si vende il proprio voto, addirittura per 1 euro, per 3 euro, l'abbiamo visto nelle primarie del Partito Democratico, per 2 euro si vende il voto. Un tempo c'era la scarpa destra che poi mi dava la scarpa sinistra. Senza, con il voto di scambio è l'enorme cancro di questo paese, perché credetemi, certi politici, se non vi fosse la convenienza votarli personale, il voto di scambio non verrebbero votati neanche dai familiari più stretti, ancora di più i familiari più stretti, dato che li conoscono con i miei. Per concludere, e lascio la parola alla nostra candidata sindaca, perché non ho letto chiaro, quindi vi dicevo, non è che in Parlamento ci sono persone crudeli, io non penso che Fassino o Campanino siano persone crudeli, che non so, Bersani, Renzi, non sono persone crudeli, cattive, sono persone che sono state piazzate lì da un potere, che una volta che li hanno piazzati lì, li controllano, e moltissimi istituti finanziari tra l'altro hanno dietro. Loro penso anche che si illudano del fatto, io entro in questo palazzo e faccio del bene per i cittadini, perché sono bravo, perché mi so smarcare, perché a me nessuno mi lega le mani, ma non è così. Laura Castelli, che lavora in Commissione Bilancio, mi può raccontare quello che succede durante la votazione delle leggi di stabilità, le finanziarie. Tempo che si chiamavano finanziarie, che finanziavano, magari oggi leggi di stabilità, bisogna... Succede che fuori dalla Commissione Bilancio, in Parlamento, dove è proibito per un comune cittadino che è il datore di lavoro di coloro che siedono lì dentro, perché voi siete i nostri datori di lavoro, è vietato l'accesso per i cittadini, però è permesso ai lobbisti. I lobbisti sono i portatori di interessi, magari spesso coloro che hanno finanziato le campagne elettorali dei parlamentari che entrano dentro grazie ai loro denari. Io ricordo sempre l'esempio di Riva, quello dell'IVA che finanziò nel 2006 contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Gli diede 98.000 euro Bersani e 240.000 euro Berlusconi. Allora non gli interessava che vincesse uno o l'altro, mi interessava che chiunque dovesse vincere poi si ricordava di lui. Sto azzeccando una cosa così, se lo tassi. Questa parte era su Repubblica. E questo è il concetto. Ci erano fuori lobbisti a scrivere gli emendamenti per i parlamentari, gli evitavano, piazzano questo, e quelli alla fine erano costretti a fare. Perché magari te allora dopo io non riescono a rientrare in quel palazzo, scusa che sono messo in fila. È nostro questo tra l'altro abbiamo, poi guardate le risorse del Movimento 5 Stelle, una cassa, c'è un microfono lì, poi dobbiamo prendere questi rimborsi elettorali, non possiamo mi fanno l'altra volta a farci una pozza di voto, non abbiamo sensazione questa casa, una volta le casse dobbiamo tenere le casse noi. Non c'è un poliziotto, c'è uno della Digos, almeno se ne niente. Pensate se veniamo qua a Boschi e Brunetta, non sono un convegno stasera, che succedeva, poi bloccavano la strada. Ci siamo noi, non c'è nessuno. No, ma loro lo sanno che quando si riunisce il popolo del Movimento 5 Stelle i ladri sono altro e gli vanno a prendere l'altro.